Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica nella quale parliamo un po' dei grandi fotografi della storia. Oggi parliamo di Sebastião Salgado. Salgado nasce in Brasile nel 1944 e si forma come economista prima in Brasile e poi in Francia. Durante alcuni viaggi per conto dell'Organizzazione Mondiale del Caffè inizia a conoscere l'Africa e a interessarsi, oltre che delle sue bellezze, anche delle sue problematiche. E capisce che per trovare delle soluzioni ai problemi del terzo mondo bisogna prima testimoniare questi problemi. E così nel 1973 lascia il lavoro e inizia un viaggio che lo porterà a girare tutta l'Africa per i successivi 3 anni. E decide che lo strumento che utilizzerà per concludere questa missione sarà, naturalmente, una macchina fotografica. La prima cosa dalla quale inizia è la siccità del Sahel. Come racconta lui stesso, l'amore per l'Africa rimane tuttora intatto. Il primo posto dove fotografare per me è ancora l'Africa. Amo i suoi cieli, i deserti, le montagne. Tutto è enorme e ogni volta che arrivo sento che sono a casa. Riconosco anche il sottosviluppo che è stato del Brasile, la siccità, la deforestazione. Incontro donne e uomini che lavorano tante ore al giorno, solo per vendere prodotti sottopagati. Mi muove l'idea di raccontare i lavoratori e la loro dignità. Anche quando sono stato nei campi profughi, non ho fotografato gente povera o disperata, ma persone. Questa è la mia fotografia. Rispettarli e mostrare una storia. Non sono spinto dall'idea di fare foto belle o di diventare famoso, ma da un senso di responsabilità. Salgado scatta usando una pellicola fotografica in bianco e nero e una Leica 35 mm, portatile e poco ingombrante. Molto attento alla resa dei toni della stampa finale, è solito applicare uno sbiancante con un pennello per ammorbidire un po' le ombre troppo intense. Durante la realizzazione del progetto Africa, poi, ha anche necessità di stampare qualche foto a grande formato, ma la Leica non gli consente di andare oltre una certa misura, naturalmente. Per cui inizia a utilizzare una Pentax 645, con pellicola medio formato che consente di realizzare dei negativi di 6 x 4,5 cm. Salgado si occupa soprattutto di reportage umanitari e sociali. Le sue foto attirano l'attenzione su tematiche importanti, come i diritti dei lavoratori, la povertà e gli effetti distruttivi dell'economia nei paesi in via di sviluppo. La sua opera più famosa è sicuramente La mano dell'uomo, un enorme progetto sull'uomo e il lavoro, realizzato in 6 anni visitando 26 paesi, una delle più importanti opere fotografiche del dopoguerra. È un grande omaggio alla condizione umana e al lavoro. Dalle miniere d'oro del Brasile, ai pozzi di petrolio del Golfo Persico, dalla Manica alle miniere di zolfo indonesiane, Salgado immortala in 35 mm il dramma e la disperazione e la dignità dei lavoratori. Agli inizi degli anni 90 inizia poi un viaggio lungo 7 anni per dare vita al progetto In Cammino, durante il quale visita oltre 40 paesi per testimoniare gli esodi che affliggono il pianeta. Questa esperienza si rivela addirittura traumatizzante per Salgado. Quello che ho visto durante il genocidio ruandese mi ha fatto perdere la fede nell'uomo e nel mondo. Alla fine di questo percorso stavo male, la mia salute era a pezzi. Quello che ho visto durante questo viaggio mi ha fatto perdere la fede nell'uomo e nel mondo. Decide così di tornare in Brasile per dedicarsi a uno dei progetti ambientali più grandi che siano mai stati realizzati. Nella terra di proprietà della famiglia inizia un'opera di riforestazione. Per far questo abbandona momentaneamente la fotografia, fino a quando, ispirato anche da questa esperienza, si lancia nel progetto Genesi. Per questo progetto viaggia in lungo e in largo per il pianeta, alla ricerca di quei luoghi ancora non intaccati dall'uomo, dove è possibile ancora cogliere immagini che evocano la bellezza e la potenza della natura. All'inizio di questo progetto calcola che dovrebbe girare il mondo più o meno con 600 rullini sulle spalle, ma con le misure di sicurezza instaurate negli aeroporti in seguito agli attentati dell'11 settembre, le pellicole dovrebbero attraversare più volte i controlli ai raggi X degli aeroporti, con conseguente perdita di qualità dell'immagine e quindi con la perdita del vantaggio qualitativo che ne deriva dall'utilizzo del medio formato. Per tale motivo decide di utilizzare una Canon 1DS Mark III. C'è anche un meraviglioso documentario su Salgado che è uscito qualche anno fa e che probabilmente avrete visto. Sto parlando di Il sale della terra, diretto da Wim Wenders. Se non l'avete visto, ragazzi, guardatelo perché è spettacolare. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero che sia stato interessante. Come al solito io vi ringrazio delle iscrizioni
scusate, sono un po' raffreddato, dei commenti e delle visualizzazioni, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!